Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Mattina abbiamo trovato tantissimi turisti, ecco, questo è importante, tantissimi turisti, veramente. Sì, siamo contenti, anche perché poi infrasettimanale una volta non si vedeva veramente nessuno, insomma oggi mercoledì mattina è il segno che finalmente anche Arezzo sta diventando un po' una destinazione proprio per il turista che gira la Toscana. Ancora c'è da fare tanto, però dai, il movimento è buono. Beh, un bel passo in avanti è stato fatto, questo è fondamentale, perché poi era un po' diciamo uno dei punti fondamentali, no, del vostro programma elettorale, cioè il trasformare questa città in una in qualcosa di appetibile dal punto di vista strettamente turistico. Sì, ma anche perché la città comunque è bella, ma io direi la provincia, perché io parlo sempre comunque di territorio, perché poi il turista obiettivamente non lo sa dove finisce un comune e ne inizia un altro. Noi siamo sempre stati troppo legati alla parte amministrativa, però in realtà il turista ama la Toscana in generale, quindi neanche proprio i singoli comuni, però noi abbiamo un territorio bellissimo, poco conosciuto perché negli anni ci interessava anche poco, no? La città comunque era una città industriale che lavorava molto forte nel campo dell'oro, ma prima il tessile, quindi il turismo di fatto era un qualcosa in più. E quindi oggi ci troviamo però un gioiellino che rientra perfettamente nelle nuove logiche del turismo, che sempre più cerca delle zone poco battute, un pochino più particolari, e quindi Arezzo sta per fortuna crescendo tanto, in 3 anni quasi il 40% solo di presenze alberghiere, quindi di pernottamenti, quindi molto positivo. È ovvio che c'è da fare ancora tanto, perché in Italia purtroppo il turismo secondo me non è mai stato visto come una vera e propria attività produttiva. Noi siamo sempre stati legati molto al turismo culturale, al turismo d'arte, e poi pensate che è stato fatto un referendum tanti anni fa per abolire proprio il Ministero del Turismo, quindi c'è. Ora per fortuna si è capito che in un momento di crisi come quello che sta attraversando il nostro paese il turismo, insomma, può essere una bella boccata d'ossigeno. Ci guardano strani. Siamo fermi al semaforo. Innanzitutto fa piano, perché io so, no, molti miei amici mi conoscono che mi sento male a fare 3 curve, quindi. No, ora avere l'assessore a bordo e farlo sentire male sarebbe proprio il massimo. Questa fiera dell'antiquariato, questo è un po' un cruccio, no? Che ci portiamo avanti, perché c'è questo 50° che ha funzionato alla grande, però insomma, questa fiera dell'antiquariato un po' stenta, ecco, c'è una lenta emorragia. Ma sicuramente è ovvio che non è quella che era 20 o 30 anni fa, ma bisogna anche essere onesti che niente è come era 20-30 anni fa. Questo, quindi, è vero. Tutte le attività commerciali in qualche modo hanno subito veramente un ridimensionamento importante. La fiera, a mio avviso, non è assolutamente morta, anzi è dimostrato che quando comunque ci investiamo risorse crea grande movimento. È ovvio che la cosa più preoccupante sono gli espositori, perché è un lavoro difficile, un lavoro che vede persone sempre in giro per l'Italia, sotto le intemperie di ogni genere, dal freddo alla pioggia, e c'è pochissimo ricambio generazionale. I giovani obiettivamente sono molto lontani da questo lavoro, quindi se da un lato la fiera ben promossa può continuare comunque a fare dei bei numeri, di contro ritrovare gli espositori è più difficile. Quindi si vorrà lavorare un po' anche su quello, cioè magari cercare un po' di riavvicinare
delle nuove professionalità, dei nuovi giovani a questo lavoro, sperando che poi diventino gli antiquari del futuro, però non è facile. Ecco, una cosa che mi ha colpito durante il Natale è questa città illuminata, che fra l'altro è stata un'iniziativa che al comune è costata 0 euro, vero? Sì, qualcosa, però non tanto. Ma guarda che l'illuminazione, tra l'altro leggevo l'altro giorno un report della Philips, che ovviamente lo fa anche per un ritorno diretto, che le città che hanno illuminato i propri monumenti sono cresciute del 5% a livello turistico, perché oggi tutto è incentrato sulla ricondivisione soprattutto delle foto e dei video, no? Io ci lavoro tanto, visto anche per la fiera si è messo dei totem con delle cornici che hanno avuto un successo enorme, e una città ben illuminata diventa una città ben promossa. E su quello bisognerà lavorare, ora insieme anche al vice sindaco si sta studiando come fare, perché purtroppo la maggior parte delle torri sono private, molte sono della curia, quindi non sono direttamente dell'amministrazione, però dovremo lavorare a un'illuminazione praticamente ormai fissa, non solo per gli eventi. Ecco, a proposito di vice sindaco, insieme avete partorito questa idea straordinaria dei cartelli in aretino, è stata un'idea veramente geniale. Allora, è stata la tua o di San Francesco? Ma guarda, ci siamo ritrovati una sera dopo cena che Francesco mi ha detto: mi dai una mano a fare i cartelli, dice, anche perché poi se ne parlerà dopo, ma solo per dare un mandato a un grafico di fare i cartelli per lui ci voleva 6 mesi. E quindi ho detto vabbè, te li faccio io. Ci siamo trovati dopo cena, si è cominciato a scriverli in modo serio, poi ridendo si è detto: ma calcolando che tanto gli aretini si lamenteranno, perché siamo così, no, lo sai, botte di ringhiosi, ho detto perché non fare proprio un'azione di marketing, si prende un po' delle grandi frasi famose degli aretini e si prova a metterla sullo scherzo. Si era molto titubanti, tant'è che si è detto sicuramente il sindaco ci dice di no. E invece poi dopo è piaciuto anche a lui, si è deciso di andare avanti, ma è stata proprio una cosa nata così, improvvisata in quella sera dopo cena. Piano che del nicchio, può essere anche diciamo lo slogan da usare in questa circostanza. Stiamo andando piano. Quella è quella che piace più di a me, invece il vice sindaco che gli piace non avvia a buticare. Quello è un classico. Buticare è proprio il classico. Passatempo aretino, insomma, buticare. Sì, che poi da buoni aretini, buticoni su Facebook erano qualcuno che diceva no è boticare, qualcuno no è buticare, quindi si sono accapigliati anche su quello. Era buticare o non lo so, sinceramente. Io ho sempre sentito buticare, buticare con la U, non so, poi vabbè, sono particolarità. Se tu dovessi fare, diciamo così, un consuntivo di, siamo oltre la metà del viaggio, no? Il viaggio intendo non questo che stiamo facendo ora, ma il vostro mandato dal 2015, siamo al 2018, quindi è proprio in questi giorni, mi sembra, no? Giugno del 2015, quindi. Sì, metà giugno, oltre il giorno preciso non lo ricordo, però insomma fu una bella vittoria al ballottaggio, insomma siete entrati dentro il comune, diciamo che l'impatto è stato un pochino problematico quando ci sono i cambi di giunta, cambi di colore, c'è sempre qualche piccola difficoltà, però insomma cammin facendo vi siete rimboccate le maniche, quindi ecco, un piccolo consuntivo quale può essere? Ma guarda, sai benissimo che noi tra l'altro abbiamo fatto un percorso civico, perché molti di noi la politica obiettivamente ne erano molto lontani e per certi versi ne siamo tuttora, io sono uno di quelli, quindi forse l'impatto per noi è stato ancora peggio, perché magari chi bene o male masticava di politica da tempo conosceva un po' anche tutte le logiche che ci sono dietro all'amministrazione, alla burocrazia. Per uno come me, che invece è sempre stato un imprenditore privato, sinceramente io lo racconto a tutti, è stato un po' come aver fatto un round con Tyson, è uscito completamente male. Perché effettivamente entri in un mondo che è un mondo a parte. Cioè dove le logiche interne sono tutte a modo suo, dove tutte le leggi sono a modo suo, e quindi è molto difficile. Quindi i primi tempi li abbiamo passati obiettivamente per capire anche dove eravamo e cosa si doveva fare per portare poi a termine le idee che avevamo. E quindi è stata difficile. Poi piano piano capisci le logiche, conosci soprattutto anche la struttura, perché
voi pensate, lo dico sempre a tutti, no? Che i veri sindaci e assessori non siamo noi che arriviamo dalla politica, ma sono chi lavora. C'è gente che lavora in comune da 37 anni, quindi ha visto cambiare giunte, cambiare sindaci, e sono persone che comunque vada poi hanno anche dei poteri importanti, perché quello che molti non sono riusciti magari a capire da fuori, io ero uno di quelli, lo ammetto, no? Che ormai da anni, no, il populismo arriva sempre a dire la politica, e rubano, non fanno niente, e qui e là. Però poi nessuno ha messo l'attenzione veramente a quella che poi è la struttura della pubblica amministrazione. Perché dalla Bassanini in poi, quindi dagli anni 90 in poi, proprio per la paura che la politica aveva fatto comunque dei dischi di disastri, bisogna dire la verità, è stata separata completamente tutta la parte tecnica dalla parte politica. E oggi noi ci troviamo a dover governare in una situazione che a mio avviso è sbagliatissima. Sarebbe come se l'amministratore delegato di una società, invece che poter decidere quello che fare e comandare, ha tutta una serie di tecnici che decidono a nome suo. Io non ho firmato un documento da quando sono entrato in 3 anni, perché noi siamo quelli che devono dare l'indirizzo, sono quelli che devono magari coordinare, però poi di fatto le responsabilità se le prendono i tecnici, no? E quindi anche a livello economico è diventato un gioco strano, perché un sindaco prende la metà, se non un terzo, di un dirigente. Un assessore prende un rimborso che è pari a quello di meno di un funzionario. Perché? Perché le responsabilità sono tutte in capo ai tecnici. Allora è ovvio che è una lotta continua tra te che vuoi fare e loro che poi si prendono le vere responsabilità. E da lì nasce, secondo me, un po' il blocco che c'è da tutte le parti. E io lì ho capito che il motivo per cui in Italia destra, sinistra, 5 Stelle, centro, con tutti i fatini. Burocrazia, che tra l'altro la parola burocrazia vuol dire potere agli uffici. E quindi già questo vi fa capire come oggi gli uffici sono una vera e propria potenza, anche decisionale. E questo, diciamo, che secondo me va rivisto, perché se poteva essere giusto negli anni 90, perché doveva essere probabilmente un freno alla politica che probabilmente comandava troppo e decideva troppo, oggi siamo all'opposto totale, perché oggi con poche risorse economiche, con poche risorse di personale, anche un micro spostamento può fare la differenza. È ovvio che se questo spostamento però lo devono sempre decidere e mettere la firma dei tecnici del comune, diventa difficile. Io tornerei alla politica vecchio stile: ti candidi, prendi i voti, diventi sindaco, assessore, fai quello che vuoi fare, ti prendi le responsabilità, firmi te, se sbagli vai in galera, come è giusto che sia. Però oggi la politica ha costantemente un tutor. Cioè noi abbiamo dei tutor che stanno tutti i giorni a dirci cosa fare e cosa non fare, e questo ovviamente rallenta e allunga tutti i tempi tecnici. Ecco, questo problema come si risolve? Perché te hai detto andrebbe un po' andrebbero cambiate le regole, però cambiare le regole in Italia è estremamente difficile. Si succedono in continuazione governi, prima centrodestra, poi centrosinistra, però sta di fatto che le regole del gioco sono sempre le stesse. Il problema penso che sia questo. Il problema è proprio questo. Però da un lato siamo tutti a lamentarsi. Che dobbiamo cambiare, poi a buticare che si deve cambiare. Quando poi provi a cambiare qualcosa, tutti ti assaggono perché stavano bene come erano prima. Quindi ci vuole, secondo me, anche un atto di forza del governo, perché non si può fare e impegnarci quanto vuoi a livello locale, ma tanto poi alla fine, se non cambia veramente le leggi a livello nazionale, hai comunque le mani legate su quasi tutto, anche perché le amministrazioni locali sono quelle che hanno preso le batoste più grosse a livello di tagli, e quindi lo vediamo, no? Strade sempre più difficili da rimettere a posto. Io le buche le sto evitando tutte. Bravo, se no ci dicono che... No, ora sono in pensiero quando ci sarà il vice Camurrini, il vice sindaco, che è assessore ai lavori pubblici. In autostrada, lo devi portare in autostrada, a me non è competenza nostra. No, vi faccio fare la mappa, no? Ma per esempio, seguiamo le strade che sono state asfaltate di recente. Te pensa che per esempio il Comune d'Arezzo nei primi anni 2000 aveva più di 1100 dipendenti. Oggi ne abbiamo meno di 550 e più o meno si fa le stesse cose di prima, quindi forse se 18 anni fa erano troppi, oggi sono pochi. Però c'è il blocco delle assunzioni che per anni, dal 2010 in poi, ha fatto sì che i comuni si stiano trovando veramente sempre più in difficoltà. Le province prima dovevano chiudere o non chiudere, sono state svuotate. E quindi manca, secondo me, completamente anche proprio le risorse, anche i ragazzi giovani, perché in comune le assunzioni sono bloccate da tempo e quindi
diventa complicato. Allora, secondo me deve cambiare qualcosa a livello nazionale, però non è qualcosina, dovrebbe cambiare veramente secondo me la logica, anche perché ti dicevo prima, difficoltà interne, appena comunque riesci a mettere a posto tutto internamente al comune, vuoi uscire con una nuova attività e poi dopo lì ti bloccano, e l'OEV, i sindacati, i revisori dei conti, la Corte dei Conti, quindi c'è tutta un'impalcatura sopra e sotto la politica che è quella che ingessa tutto. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Insomma, stavamo parlando di questo problema della burocrazia. È stato creato un mostro che poi protegge se stesso, no? Perché bravo. Si autodifende, si autoprotegge, insomma. Questo è il nocciolo della questione. Chi è che mette mano alla burocrazia calcolando che i bolli sono entrate per lo Stato, tutte le certificazioni che devono fare i professionisti sono comunque tutto business, cioè alla fine la burocrazia è un business, cioè questo che bisogna capire. E quindi andare a toccare anche con la semplificazione burocratica, soprattutto il digitale, che è un'altra delle deleghe che ho io che sto portando avanti soprattutto proprio in questo momento, è complicato, perché nel momento in cui semplifichi togli probabilmente da altre parti, quindi diventa difficile, che però va comunque fatto. Quindi mi riallaccio a quello che mi avevi chiesto prima, esperienza bella, perché sicuramente comunque essere, diciamo, al servizio della città è bello, perché bene o male vedere poi piano piano che le cose che volevi fare, avevi in mente di fare, riesci comunque a farle, come la Fondazione Turismo, che secondo me nei prossimi anni farà la differenza a questa città, è positivo, però è anche faticoso, sia per la burocrazia, per il sistema, ma anche perché per uno che lavora e che ha una propria impresa abbandoni praticamente tutto, perché se vuoi fare l'assessore in modo corretto e serio non puoi continuare a fare il lavoro che facevi prima, e quindi abbandoni per 5 anni le tue aziende, abbandoni molto anche la famiglia, perché poi spesso abbiamo impegni il sabato e la domenica per i giorni festivi, e quindi diventa difficile. Quindi 5 anni li sorreggi anche grazie al fatto che magari hai soci che in qualche modo ti aiutano a fare questo, però è complicato. Allora, Marcello, te sei un imprenditore affermato, un imprenditore di successo, la tua azienda, la E-Simple, è conosciuta non solo in tutta Italia ma in tutta Europa, possiamo azzardare anche in tutto il mondo. Quanto ti costa in termini di sacrificio, non solo economico, stare lontano dalla tua azienda? Ti costa tanto, anche perché un assessore, per farlo bene, lo deve fare a tempo pieno. Tempo pieno vuol dire abbandonare praticamente per 5 anni la tua azienda, e con non poche frizioni con i soci che rimangono lì, perché giustamente la scelta di fare politica l'ho fatta io. Per fortuna E-Simple è un'azienda che comunque funziona bene, negli anni ci siamo affermati, perché si fa un prodotto molto molto innovativo, particolare, è un settore che per fortuna in questo momento non ha grandi crisi. Tra l'altro da poco proprio abbiamo aperto una società nuova che si chiama LiveMode, che grazie alla realtà aumentata si spera possa in qualche modo rivoluzionare il mondo dell'assistenza da remoto, no? Quindi utilizzeremo, diciamo, delle tecnologie per aiutare le persone a risolvere i problemi dalla parte di là del mondo, magari oggi a livello industriale, ma in futuro sarà anche la mamma col figlio che magari non sa configurare il computer, il figlio da remoto con un'applicazione potrà fargli vedere esattamente come fare. Quindi siamo molto, molto focalizzati su questa nuova azienda, abbiamo trovato anche un investitore subito importante, quindi diciamo le cose vanno bene, però è anche vero che appena posso devo rientrare in azienda, anche perché poi ho avuto la sfortuna di perdere mio babbo praticamente una settimana dopo che sono diventato assessore.
e quindi mi sono dovuto anche un pochino sobbarcare la parte dell'hotel, cosa che io non seguivo praticamente per niente quando c'era lui, e quindi mi si è sommato, diciamo, tutto il mondo intero ovviamente preciso in questa avventura, e quindi è ancora più difficile perché poi togli risorse anche alla famiglia oltre che al lavoro. Ecco, tuo padre era un grande personaggio, ricordiamo sempre con grande, grande affetto, insomma, una persona stimata in tutta la città e non solo. Guarda, è stata quella di mio babbo una cosa strana, anche perché lui stava male, però nessuno di noi si aspettava che se ne andasse così velocemente, anzi che se ne andasse proprio, perché sembrava una cosa anche facilmente curabile. E quindi se io l'ho vista come un segno, perché io personalmente non sono mai stato troppo legato a, comunque alla politica, alla città, a quello che poteva essere l'attività culturale della città, l'ha sempre fatto lui, no? E quindi quando mi hanno chiamato per questa avventura, in realtà dovevano forse chiamare più lui che me, perché bene o male lui per anni è stato presidente della PD, dell'associazione commerciante, quindi una persona che conosceva bene tutto. Però io, forte dal fatto che avrei avuto comunque un supporto importante da lui, ho anche deciso di fare questa avventura, e invece mi è mancato subito, perché lui è riuscito a vedere neanche un atto fatto da me, perché veramente ero entrato da un mese, tanto l'ultimo mese stava male, quindi forse la gioia di veder realizzato un qualcosa che probabilmente avrebbe voluto fare volentieri lui. Però insomma, dai, la vita è strana, sembra un po' un libro machiavelliano, no? Cioè che il figlio poi fa fare una cosa su cui gli potresti dare una mano e lui se ne va proprio subito. È andata così. Senti, questa città è cambiata radicalmente dal punto di vista economico. Ecco, te il futuro lo vedi con ottimismo? Io parlo ovviamente dell'economia, del fatto che insomma, Arezzo per tantissimi anni è stata una delle città più importanti non solo della Toscana ma un po' di tutta Italia. Ecco, adesso insomma, la crisi è davanti a tutti. Ecco, te come la vedi questa situazione, come vedi soprattutto il futuro? Ma io lo vedo positivo, però io sono anche uno positivo di natura, quando fa le cose le fa sempre con un'ottica ovviamente di miglioramento. Il turismo si sta finalmente muovendo e questo comunque ha delle ricadute importanti su tantissime attività, perché mentre fino a 20 anni fa il turismo praticamente era quasi un'attività per quei 4-5 alberghi, ma poi i negozi comunque vendevano uguale anche agli aretini, quindi cambiava poco. C'era poco il mondo dell'extraalberghiero, quindi era tutto concentrato in pochi imprenditori. Oggi si parla di più di 600 attività di alberghiere e extraalberghiere in città, comprese le locazioni turistiche, quindi tanta gente che comunque ne beneficia. Poi ovviamente negozi, l'attività, tutto quello, il mondo legato all'intrattenimento, il mondo legato alle guide turistiche, gli stessi musei, che stanno finalmente vedendo un incremento importante comunque di incassi che poi a sua volta diventano investimenti. Però non, ovviamente il turismo deve essere una cosa in più. Noi dovremo anche essere bravi a riqualificare anche determinate zone, determinati ambienti sia comunali che non. Oggi chi va in zona Pratacci è diventato un cimitero, ci sono tantissimi capannoni di privati che purtroppo aziende importanti anche storiche che sono fallite, che oggi sono abbandonati. Quindi dovremo pensare da qui alla fine del 2020 anche a un sistema di incentivi per riportare comunque ad Arezzo anche le industrie, anche la produzione un pochino più grande, perché poi pensiamo a quello che abbiamo perso, no? Dalla Del Tongo alla Cadla, abbiamo perso comunque aziende che facevano lavorare centinaia e centinaia di persone che oggi sono senza lavoro. Quindi bene il turismo, continuiamo a puntarci sempre più, sono convinto che Arezzo emergerà fortemente in questo settore grazie anche alla fondazione, però dobbiamo anche pensare al lavoro, quello diciamo un pochino più grande. Quando sono andato al Vinitaly a Verona, ho trovato tra le tante persone anche Francesco Moser, un grandissimo campione del ciclismo del passato, anni 70, anni 80, e con lui siamo messi a parlare dopo l'intervista. Lui faceva parte di una squadra di corse aretina, cioè esatto, la Munichi,
e il suo grandissimo rivale, c'era questo dualismo, Beppe Saronni era alla del Tongo, e insomma gli ho detto guarda, dico, Moser, oggi non c'è più né la Munichi né la del Tongo, mamma mia che tristezza, insomma, non sono le sole, insomma. Assolutamente, ma è quello che si diceva prima, le industrie soprattutto, che ovviamente sono quelle che ne hanno buscate di più da questa crisi, bisogna che cambi qualcosa a livello nazionale. Guarda, io prima di fare l'assessore giravo il mondo per lavoro e dovunque andavo trovavo comunque lo Stato che dava degli incentivi enormi sull'innovazione, cioè per esempio a Montreal, l'intero vecchio porto che era diventato una mini città fantasma, hanno dato incentivi addirittura 20 anni tasse zero a tutte le aziende innovative che si implementavano lì, è diventata una sorta di mini Silicon Valley. Questo viene fatto in Israele continuamente, Israele sta tirando fuori le innovazioni più grosse dopo la Silicon Valley, uguale viene fatto in tanti altri paesi, soprattutto del nord Europa. Noi bisogna cambiare mentalità anche qui, non si può essere sempre attaccati alle tasse sempre più alte, a burocrazia sul lavoro sempre di più, problemi ad assumere, problemi a licenziare. Cioè oggi ovviamente un'industria che ha magari da 100 a 1000 a 10.000 dipendenti queste cose le soffre troppo, e quindi speriamo che a livello nazionale partano comunque delle logiche un pochino più moderne anche su questo. Occorrono dei segnali importanti, anche perché quando poi Marcello si apre il giornale e si leggono notizie come quella del gelataio, mi sembra Torino, che è stato multato di 500 euro perché ha fatto il gelato, ha fatto pagare il gelato e non la panna, cioè, mi sembra veramente cose totalmente illogiche. Sì, ma poi cioè, sono illogiche in un paese dove si lascia correre su tutto, perché posso capire se sei svizzero che allora non lasci passare niente, anche quello va bene, fa parte del gioco. Noi invece alle volte siamo miopi, se non ciechi completamente, su cose enormi e poi ci accaniamo sulle cose più piccole che non fanno altro che togliere ancora di più l'entusiasmo a chi oggi decide di aprire un'azienda, perché noi dobbiamo ritrovare l'entusiasmo. Questo secondo me è la prima cosa che lo dobbiamo fare noi a livello locale, ma poi lo deve fare lo Stato a livello nazionale, perché gli italiani devono essere i primi a credere in quello che fanno e che dovranno andare a fare. È ovvio che se noi siamo i primi, che si sa che aprire una società oggi vuol dire fallire quasi sicuramente dopo qualche mese, che non ci si crede, che si guarda i confini e nei paesi vicini. Io sono stato in vacanza in Slovenia l'anno scorso d'estate e ho trovato un paese incredibilmente attivo, cioè che proprio facendo il turista capisci che è in crescita, vedi le aziende, vedi il turismo, vedi tutto pulito, vedi sinergie, cose che da noi mancano. Ad esempio anche sul turismo, io lo dico sempre, la provincia deve fare sinergie fra di sé. Ad Arezzo non c'è un cartello che indica cosa c'è a Cortona, San Sepolcro o in Casentino e viceversa. In Slovenia era bello perché andavi alle grotte di Postumia e ti indicavano le mete turistiche di tutta la Slovenia. Quindi tanti paesi, no, esteri, oggi lo Stato è il primo che promuove turisticamente, no? Noi lo vediamo addirittura nelle nostre televisioni, promuove la Slovenia, la Croazia. Noi questo non lo possiamo fare perché lo Stato non ha le competenze sul turismo, perché tanti anni fa fu deciso di dare alle regioni. E nel referendum di Renzi, tra le mille cose, c'era anche la modifica del titolo quinto che avrebbe riportato allo Stato una sorta di regia e coordinamento nazionale sul turismo, no? Perso il referendum e siamo ritornati come prima, quindi oggi diciamo la promozione è demandata alle regioni o ai privati. E quindi questo è un problema non da poco, perché da fuori uno dice ma perché banalmente il comune non fa la promozione? Allora, io vorrei fare vedere quello che non ho dovuto fare per passare anche una semplice promozione sui social, no? Vallo a dire alla ragioneria di un comune che devi anticipare dei soldi da dare a Facebook perché Zuckerberg li vuole subito e non gli dice pagami a 60 giorni, e che soprattutto c'è tutta una serie di vincoli per cui la comunicazione la devi bloccare, perché ai tempi avevano bloccato le spese di rappresentanza perché i politici spendevano in tutti i modi. Ma è diverso la spesa di rappresentanza della promozione della fiera antiquaria o di una mostra, ma la legge è così, motivo per cui è stato per noi decisivo e sarà decisivo creare un ente come quello della Fondazione Intour, che sarà un ente sempre controllato dalla pubblica amministrazione, che quindi sarà trasparente, lineare e tutto il resto, ma potrà finalmente insieme ai privati, perché oggi il turismo non si fa con le istituzioni ma si fa istituzioni insieme ai privati,
possa finalmente essere un pochino più snello e libero di poter promuovere questa città in modo corretto in tutto il mondo. Marcello, la domanda di rito è, insomma, fra due anni scade il vostro mandato, fra due anni ci saranno di nuovo le elezioni. Qualcosa un po' è venuto fuori, no? Questa battuta del sindaco che è stato intervistato da una TV, nazionale, e si è lasciato un po' andare a uno sfogo, dice, ma insomma abbiamo un po' le mani legate, forse non so se mi ripresenterò, insomma forse è stato uno sfogo un po' del momento, no? Ecco, guardando la prospettiva a due anni, ecco, cosa hai da dire? Sai, molto dipende anche da quello che succederà poi a livello nazionale, perché ora in Italia c'è un discreto sconvolgimento, no? A livello proprio politico. E comunque voi pensate che quello che ha detto il sindaco, che poi è l'idea di tutti i sindaci, che non è passata molto in televisione, ma che 7 comuni non hanno trovato i candidati a sindaco, nessuno. Da un paesino vicino a Cuneo fino a giù. Vedi, era la battuta una volta, facevano a cazzotti. Ma perché economicamente ormai siamo ai minimi possibili per legge, quindi anche un sindaco poi non è neanche che dice lo faccio perché ci guadagno, perché in realtà non è più così. Però questo è drammatico, perché oltretutto la Costituzione non prevede neanche che dei comuni possano stare senza sindaco. Quindi ad oggi sono stati commissariati, ritorneranno alle elezioni tra 6 o 7 mesi. Ma se non trovassero i sindaci non si sa neanche che succede fisicamente. Questo per dirti che oggi i comuni sono l'interfaccia sul cittadino, perché tanto vai a fare la spesa, ti trovano e ti chiedono le cose, sei costantemente a contatto con i cittadini, quindi è ancora più difficile, perché magari in regione o al Parlamento non hanno il contatto diretto col territorio, quindi hai molti più problemi e soprattutto hai le mani legate. Quindi Alessandro probabilmente si riferiva a quello, che 10-20 anni fa il sindaco aveva dei grandi poteri, il sindaco poteva fare quasi tutto in Italia, oggi non è così. Quindi vediamo, però tanto finiamo questa, che già altri due anni sono tanti, e in questi due anni ci va concentrato poi anche tutte le cose che ad oggi ancora non siamo riusciti a fare, quindi ancora c'è da fare veramente tanto, poi si vedrà. Mi immagino quante persone ti fermino dalla mattina alla sera, perché fermano me. Oh, allora te dico, te spiego, Ignazio, guarda, gliene dica lei personalmente. No, gliene ho detto. Mi immagino. Ero con degli amici che mi venivano a trovare da fuori, no? Si fece alla fiera, si fece 100 metri, per farti capire poi com'è difficile anche questo lavoro. E il primo mi ferma e mi dice: assessore, qui va assolutamente chiuso tutto il centro storico, perché le macchine, non esiste turistico. Dico, guardi, non è una competenza mia. Faccio 50 metri dopo, mi ferma un altro che mi dice esattamente l'opposto. Dice, qui va riaperto tutto, perché noi anziani non si può arrivare. Quindi il problema è anche che ovviamente ha a che fare con tante teste, ognuno la pensa a modo suo. Quello che noi si è perso in Italia è pensare per il bene collettivo. Cioè noi si pensa tutti per il bene personale. Cioè se avere un problema davanti a casa però vuol dire arricchire la città e dare un beneficio a tutti, oggi noi questo non lo vediamo, perché oggi vediamo il nostro orticello poco davanti alle nostre case, alle nostre imprese, e questo non è, ovviamente poi non aiuta. Fa parte un po' della regola del gioco, insomma. Si sa che quando uno assume un incarico a questo livello poi è al centro dell'attenzione non solo mediatica. Ecco, il rapporto con i mass media com'è? Perché insomma all'inizio forse c'è stata qualche incomprensione, qualche frizione. Ma allora, io personalmente obiettivamente non ho grandi problemi, sono sempre andato d'accordo un po' con tutti, però in effetti capisco che non sia semplice, anche perché devi tenere in equilibrio tante testate, quindi se fai una cosa con una poi devi stare attento di farla con un'altra, e quindi non è così semplice. Poi oggi è anche vero, e questa è una mentalità tutta italiana, che i telegiornali, i giornali vendono di più se comunque i titoli sono un po' pompati, mettiamola così. Non si parla quasi mai delle cose positive, ma si parla sempre di quelle negative, perché fanno più audience, e questa è una cosa molto italiana e non locale. Ora io parlo principalmente a livello nazionale, tant'è che se io fossi al governo metterei una sorta di obbligo di par condicio, cioè che i telegiornali devono parlare x minuti di cose brutte e x minuti di cose belle, perché sennò si entra effettivamente
in una crisi psicologica, dove a guardare un telegiornale ti viene veramente da suicidarti il giorno dopo, perché sono tutti morti, tutti ammazzati, tutti falliti. Cioè. Allora parli con uno che fa televisione da 30 anni, io ho smesso da 10 anni, ma non ti dico una bugia, di guardare il telegiornale all'ora di pranzo e all'ora di cena. Stop, fine. Le notizie le prendo dal giornale, la mattina prendo la mazzetta all'edicola. Mazzetta all'edicola. Allora, detto così. Lo dico per specificare la mazzetta in termini giornalistici e la mazzetta dei quotidiani la mattina che si prende all'edicola, no, tante le volte. Qui bisogna stare attenti come si parla. E quindi ho smesso perché ti si ferma la digestione, insomma, non è una cosa pazzesca. Io infatti anche ai miei figli glielo faccio vedere di rado, obiettivamente, il telegiornale anche a livello nazionale. Poi tanto non risolvi, perché poi c'è l'online, c'è Facebook. Anche Facebook è diventato uno sfogatoio pubblico, no? E anche quello non aiuta la politica, ma non aiuta chiunque comunque ha un, diciamo, una visibilità pubblica, perché se una volta almeno si discuteva nei bar e rimaneva lì. Oggi Facebook è diventato drammatico, perché parte uno, mille polemiche, chi attacca su quello. E quindi anche i social, che sono uno strumento secondo me formidabile, e io non sono di quelli che sono contro, anzi, perché comunque finalmente è un sistema per distribuire le notizie, è un sistema anche per distribuire le ansie e le notizie negative. E quindi anche questo comunque alla fine non aiuta. E se si va a vedere anche i nostri giovani quanti problemi hanno, secondo me è dovuto un po' da tutte queste cose, no? Perché si parla solo di cose negative. Cioè, credo che dovremo ritrovare un po' di positività, perché solo grazie a quello si riparte anche con un po' di entusiasmo che hanno perso un po' tutti. Noi dobbiamo trovare positività, ma questo deve trovare la strada, perché si è fermato col semaforo verde. È andata bene, dai, è ripartito. Se lo faceva a Roma o a Napoli era morto. Sì, no, viene da Roma, mi sembra. Se viene da Roma è giustificato, dai, vero? Non abbiamo suonato, siamo stati comunque contenti. Grande traffico non si è trovato, No, che... abbiamo avuto strada libera. Allora Marcello, noi siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, del nostro breve viaggio. È stato un piacere, io ti lascio qui davanti a un pezzetto molto importante della tua vita, che è l'Hotel Continentale, e quindi insomma ricordiamo di nuovo tuo padre, che insomma è stata una colonna di questa città. Grazie di avermi invitato, tra l'altro il primo, credo. Il primo. Bella soddisfazione, dai. In bocca al lupo per questa nuova avventura. E allora, grazie a te. Ciao. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.